Miss Italia e la sua storia protagonista per arte e bellezza. Una Miss che ci ha fatto sognare anche in periodi storici un po' particolari. Pensiamo alle Miss degli anni 50 che ci hanno fatto sognare dopo la Seconda Guerra Mondiale. E pensiamo alle Miss degli anni 80 che ci hanno fatto sognare dopo gli anni di piombo. Miss Italia è l'emblema della bellezza come simbolo di armonia e anche semplicità. Sì, portiamo avanti il concetto di mio padre, che è quello della ragazza della porta accanto, la ragazza che ogni genitore vorrebbe avere come nuora o come figlia per la sua semplicità, per il suo modo di essere. Sono ragazze che vengono dalle province italiane, in questi giorni si stanno già svolgendo le selezioni, che sono tantissime, e tante giurie scelgono tante ragazze e poi a imbuto arriveranno alle finali nazionali. Le grandi novità che ormai tutti conoscono sono che Miss Italia, proprio per venire incontro al discorso di una bellezza che non è solo estetizzante ma estetica nel senso filosofico del termine, dove la forma si accompagna alla sostanza, ha da anni abolito le misure, ha intrapreso un innalzamento dell'età delle Miss e soprattutto si rivolge anche a quelle Miss curvy, cioè ragazze normali che quotidianamente vediamo camminare per strada, che sono in armonia con se stesse, con le loro forme. Esatto. Abbiamo abolito le misure da tempo, riteniamo che l'armonia del corpo sia la cosa essenziale in una donna. E volevo dire una cosa importante, non vorrei dimenticarla, che quest'anno abbiamo avuto anche una Miss Coraggio, ritirando fuori un titolo storico che mio padre aveva dato tanti anni fa, una ragazza siciliana che aveva avuto il coraggio di denunciare i suoi violentatori, con il paese contro, poi questa ragazza è stata attaccata dai suoi compaesani, e quest'anno abbiamo dato questa fascia a Rosaria Aprea, che è la nostra Miss Coraggio, che è stata premiata non per le sue forme, ma per il coraggio che ha avuto di dire basta a questa violenza quotidiana che subiva in famiglia e dal marito. Quindi tante cose belle quest'anno per Miss Italia, e poi abbiamo avuto appunto questa prima Miss dell'anno, che è una curvy. Tra l'altro votata dall'enorme pubblico del web. Sì, che tra cinque ragazze molto diverse una dall'altra ha scelto quella più tondetta e quella che si sentiva anche meno miss delle altre. Questa cosa è piaciuta al pubblico del web, perché la gente ha sempre più bisogno di normalità, di semplicità. Oggi, in un momento di crisi, abbiamo bisogno di bellezze rassicuranti che ci fanno sognare, bellezze morbide, bellezze materne. E quindi questo sarà forse il nuovo modello di quest'anno, chi lo sa? È vero, e con questo interrogativo noi chiudiamo l'intervista a Patrizia Merigliani. Grazie, continuiamo con gli altri relatori.